A Crotone, in via Acquabona, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, con l'ausilio di una unità cinofila antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno proceduto ad un controllo all'interno dell'ex istituto scolastico Gravina, attualmente in disuso ed abbandonato, rinvenendo una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 35, calibro 7,65, con matricola a brasa, completa di caricatore, 15 cartucce calibro 12, 2,7 kg di hashish, e 526 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Un ordigno esplosivo di 250 grammi di fattura artigianale che è stato disarticolato e messo in sicurezza da personale artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Indagini sono in corso a cura della Compagnia Carabinieri di Crotone. Cosa avete fatto voi? E noi siamo intervenuti su loro richiesta, abbiamo delimitato la zona con il nostro segnaletico e con il nostro, abbiamo avvicinato i nostri mezzi, la nostra autopompa e siamo messi in guardia in caso di esplosione. C'è un ordigno dunque, c'era? C'era un ordigno, sì. Dov'era? Lì appoggiato su un vanoscala. Un vanoscala che conduce a questa ex scuola? Sì. Grazie. Prego.